Visto che in questo periodo si parla tanto delle banche, no? Quindi lei ogni tanto andrà a fare delle operazioni, non lo so. Io, beh, le operazioni, io adesso ho capito dove vuole andare a parare. Allora, innanzitutto il problema non è fare, non è se dice vai lì, apri un conto. Innanzitutto entrare in banca, non è facile, perché trovare parcheggio fuori non è facile, perché ci sono poi quelle banche che hanno il proprio parcheggio, però è saturo di gente che abita in zona che sa che tanto lì è la banca, fino alle Quindi. 2 si può stare. E quindi trova parcheggio, entri, non è che entri, c'è il metronotte già che è coperto dal Corriere dello Sport, e tu entri, lì c'è la. Sì, perché depositare? Getti metalli, c'è apposito con te. Stai dentro quella camera iperbarica e dici mo esce il gas, vedrai che adesso faccio la fine del sorcio. Sì, perché depositare? Già di metallo, già preso i contenitori. Tu dici, sono le chiavi della macchina, ho parcheggiato, sono le chiavi della macchina. Sì, perché depositare? Già di metallo, già preso i contenitori. Sono le chiavi della macchina, bussi al metronotte col vetro blindato, quello non te pensa proprio. Ma che, lui ti abbassa un lembo e dice, la chiave, devi portare la chiave. È dalla macchina, non è che il taglierino alza il giornale, dice, boh, capito. Riesci, posi. Nell'apposito contenitore, butti la chiave, chiudi a chiave e prendi la chiave, entri. Si prega a depositare, già di metà c'è apposito contenitore, è la chiave vostra questa qua, è la chiave vostra. Quindi la difficoltà di entrare in banca insomma, è chiara, è sotto gli occhi di tutti. Una volta che entri in banca c'è l'aria condizionata, ma fredda, anche d'estate meno 20, meno 21, tu vieni da un'escursione termica dei 40 gradi perché passi. Da fuori che fa 30 gradi, nella camera iperbarica è, una via de, è la terra di nessuno, è una via di mezzo, entri dentro, oh, una botta qui, e dici scusate, si può abbassare l'aria condizionata? E quelli l'abbassano ancora di più, qualche grado, tu dici no, alzate, nel senso che, vabbè, però tu te copri, insomma, te prendi due te distinte, te copri, sai, quando vai sulla moto, te prendi qualche documento, te lo metti a posto e fai. Allora, non devi, la banca si fida di te, la banca è casa tua, chiedici tutto, figurati se non, ma che è davvero davvero, sai quelle sigle che loro fanno per colpire, la banca è casa tua, tu ti metti il pigiama e aspetti, dice, beh, ora te le ciabatte, tocca a me. Però non puoi oltrepassare la linea, che scherzi, e le penne sono attaccate con le catenelle, e distinte sono contate, se te fidi di me, ma di che non te fidi di me, allora. E finché tu depositi i soldi, ma che scherzi, ma scherzerai, ma te danno pure la caramella, sai poco la caramella che ti si attacca, e non l'avessi mai mangiata quella caramella in banca, che lì l'impiegato, no, fermi. Soffi le caramelle, perché ci sono due tipologie, c'è la caramella che è quella dura, che scrocchia, crum, la rompi, perché tu sei nervoso, quindi la rompi subito, quella non è che la sciogli bene, la rompi e te rimane, però pare butto in banca, allora te fai senza vedere, no? Con la lingua che è così, o se no ci sono le caramelle, quelle tutta gelatina con lo zucchero sopra, che si attacca. Tutta. Allora. Lei che deve fare una distinta. Una volta che hai superato questi momenti, tocca a te. Se tu depositi, per carità, mi dà il numero di conto? E tu, se te lo ricordi, io dai, se no lui controlla, computer trova subito, lo gira, tu glielo giri anche 3-4 volte, glielo fai vedere, dice dai, ho girato, te lo metto sotto sopra, faccio aeroplanino, quello che ti pare. Ma se tu dovessi aver bisogno di danari e vai lì, se a parte c'è una porta a parte, c'è proprio un ingresso a parte, tutto acciaioino, se c'è la pistola, te mi su, chi è lei? Dov'è? Senta, sono un cliente della banca, vorrei. Che c'è? Vorrei prelevare che? C'ho il conto qua, vorrei prendere, devo prendere dei soldi, quanto? Che 2000, 1000, quello fa qua, 1000, 1200, 1000 euro, però signore, 1000 euro ce lo doveva dire prima,
Ma prima di che, non lo sapevo prima, si è rotta la lavatrice, stamattina si è rotta, io non a comprare la lavatrice, non lo sapevo prima. Signore, però. Signore, però, lei capisce la nostra, ci mette in un momento di in difficoltà, perché ce lo doveva dire prima, signore. Noi abbiamo 4 giorni di valuta a scadere dei giorni lavorativi, dove al 4º giorno dal coso al tasso di interesse per quella valutazione, il minimo scoperto, se lei è scoperto con la valuta a incassare, da tra dare e avere, dire, fare, baciare, lettere e testamento, lei capisce che... No, non capisco, io so che ho 15.000 euro in banca e mi servono 1.000 euro, signore, non è così semplice, è come la fa lei, ci deve avvertire, capisce? Ma devo comprare la lavatrice? Ma signore, ma perché quella dell'altro anno non va bene la lavatrice? Ne si è rotta. E beh, 2 anni non li può lavare, ma ora si deve comprare forza la lavatrice nuova. Ma lei che gli frega? A me mi servono 1.000 euro. Al con calma, Chiamo il direttore, capirai? Chiamo il direttore. Mi dica, arriva il direttore, mi dica. Cosa... Senta, direttore, io qua poco ho 15.000 euro, mi servono 1.000 euro. Si calma, attenzione. Perché? Perché così adirato? Prende una caramella. No, già l'ho mangiata, lascia. Già, lasci fare, già ho dato, mi servono 1.000 euro. si calma, scusi, a prescindere da lei ne fa il buon uso che lei fa, per carità di Dio. Però perché prendere 1.000 euro? Ma perché sono i miei, attenzione, ehi, signore, con caro, sono i suoi, no? Lei ci dà, lei che cosa fa? Lei ci dà i soldi, i suoi soldi, li dà a noi perché noi li possiamo custodire, giusto? E noi come li custodiamo? Come se fossero i nostri, quindi quei soldi sono i nostri, tu. Come si va? Con calma, non si... Allora, i soldi sono i nostri come se fossero i nostri. Ma perché lei deve prendere i suoi soldi? Cioè, prenda i... Perché deve togliere a un tasso di interesse che è 0,0 al valore attuale col Nasdaq e il Dow Jones con un TAEG TAN 4,6 da me a te, col Dow Jones che sale e il Nasdaq che scende? Cioè, lei vede il sole 24 ore? Ma io ne la faccio manco 5 minuti, mi fanno male l'occhio. No, signore. Non ci siamo. Allora, se il Nasdaq sale, il Dow Jones scende. Tipo vola Gigino, torna Gigetta, esattamente. Quindi prenda i nostri soldi, noi le faremo un prestito, ma io ho i soldi miei, non faccia così, ma perché vuole togliere i suoi soldi dal conto? Al tasso di interesse agevolato noi le facciamo un servizio, perché lei è cliente, io adesso faccio una telefonata, le faremo dare un 4,6 lordo su base annua, dove meno 3% ha il tasso di interesse attuale di uno spread al meno 4 e di un Euribor al più 2, meno 6 con un TAEG TAN 4,5,6, quello non glielo toglie nessuno. Lei capisce che se il TAEG 4,6 a questo è lo Euribor al 4,2 e 5 dal TAEG, questo è il TAEG, attenzione, questo è il TAEG TAN 5, attenzione, questo è il TAEG Euribor spread, attenzione, vedo lo spread. Attenzione, la mano, non c'è trucco e non c'è inganno, questo è lo spread, questo è... Dove sta lo spread? Me lo fa rivedere, attenzione, questo è lo spread. Lì, no, vede che ha perso. Prenda i nostri soldi, con un tasso agevolato al 4, lei rateizza. Ma io voglio pagare... allora! Sei decoccio! Sei decoccio! Chiaramente l'atteggiamento delle banche è questo. Quindi quando io entro in banca... Non è che mi guardano proprio con amore, insomma, i dipendenti, gli impiegati, i tesorieri, gente che sta là, va con sti fogli, perché
In banca c'è i fogli, se vanno i fogli, c'è gente che va con fogli, non torna con due fogli. Che mi dai un foglio del tuo? Se te do due fogli, me ne tipi i fustini, mi dai. In banca c'è gente che fa muovere sti fogli e oggi c'ho le fusioni. Ma che scherzi, altre volte in banca c'è, entri, sono agitati, tu dici che vorrei fare un versamento, però ci siamo fusi. E lo so pure stamattina dai 6 che sto sul raccordo anulare, sono fuso sì, lo so io, lo so. Ma noi siamo fusi, lasci fare che... lo so, ne sa far parlare, lo so. Pubblicità, scusate, pubblicità.